Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano, oggi è il primo di giornata, anche se è tardi è quasi l'ora di pranzo, ma, ma non, um, non ci perdiamo in chiacchiere, non ci dilunghiamo troppo, io vi chiedo come sempre di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di condividere il contenuto perché è importantissimo per far crescere il canale e mi raccomando anche commentate commentate. E ricommentate sempre in maniera ovviamente educata e garbata e fatemi sapere, diciamo, quello che pensate voi sulla questione di cui andiamo a parlare stamattina. E sapete benissimo qual è: sapete benissimo qual è Marotta può tornare alla Juventus? Punto di domanda. Allora, allora. Potrebbe tornare come a Di, questa è una cosa clamorosa che occupa le prime pagine ormai di ogni quotidiano. Marotta la Juventus già come amministratore delegato nel giugno 2024. Teoricamente è l'idea di John Elkan, secondo Brambati, e che ha detto in una live da, in live da Oppini. E... Elcan praticamente dopo aver riportato Hamilton alla Ferrari dal 2025 eh, sogna un altro colpo dal 90, da 90, non in campo però dove la linea sposata dalla società è quella della sostenibilità, però ovviamente dietro le quinte. E chi meglio di Marotta... Ehm, può fare eh, il dirigente alla Juventus? La Juventus ha sempre cercato i migliori, parliamoci chiaro, e i migliori eh, ci sono di migliori, in questo caso uno dei migliori, se non il migliore in circolazione, almeno in campo nazionale, è Marotta, questo c'è cioè, da ammettere, tutto l'ottimo lavoro che ha fatto all'Inter, all dopo l'ottimo lavoro che ha fatto la Juventus. Poi, certo, tanti tanti disguidi tante problematiche sia alla Juventus che all'Inter ma eh, se dobbiamo mettere sulla bilancia gli operati secondo, secondo me sono più le cose positive di quelle negative eccoci qua ora arriviamo però alla parte alla parte eh, più eh, succulenta del discorso intanto Brambati dice che ehm, un agente no? FIFA da quasi 30 anni gli ha riferito che Elkan ha un riavvicinamento e un interesse verso Marotta e dice che si sono anche già sentiti e c'è già stato un incontro, se non di più. Marotta potrebbe ritornare alla Juve: un affare che non avrebbe ripercussioni sul ruolo di Giuntoli, perché lui farebbe il direttore sportivo, sarebbero due ruoli completamente diversi. E diciamo che Marotta e Giuntoli potrebbero riformare quella coppiata. Marotta Paratici, no? Parliamoci chiaro, dovrebbe essere un binomio che secondo me in questo momento è ancora meglio, anche Giuntoli sulla piazza penso sia, a livello di direttori sportivi penso sia il migliore. E si rischia però dandogli troppa carica a Giuntoli e facendolo essere più un direttore generale che un direttore sportivo, si faccia il rischio di quando abbiamo spostato Paratici a fare il Marotta. Ecco perché la Juventus ha bisogno di qualche figura di calcio. Ovviamente cioè, Ferrero e Scanavino sono lì perché sono uomini di Elkan, ma sono uomini di tutt'altra uh, cosa. Non, non, non sono uomini da Juventus, uomini che possono servire alla causa della Juventus per ritornare grandi. Quindi bisognerà trovare diverse mh, collocazioni a... Uh, nuovi dirigenti entranti, no? Ci può essere anche l'ingresso di un nuovo presidente. Ecco, allora io vi dico, vi metto, vi faccio la provocazione. Marotta nell'intervista, nell'ultima intervista ha nell rilasciato ha parlato di un Conte patrimonio italiano e che si auspica che rimanga in Italia anche la prossima stagione. Io credo che Conte allenerà in Italia e ripeto, nonostante Tante smentite, io sono ancora convinto che Conte il prossimo anno possa essere allenatore della Juventus. Ecco, ma io vi faccio una domanda: ma Marotta e Conte dalla prossima stagione alla Juventus come li vedreste? E in più, in più, un ruolo importante di un presidente? E in questo caso cozzerebbe un po', ma l'orgoglio. Va anche messo da parte delle volte, no? Ci sono degli scherzi e poi si può ricucire il tutto quando gli uomini sono uomini importanti, no? Quindi eh, uomini che hanno fatto la storia della Juventus del recente passato e quindi mm, penso che si possa mettere da parte orgoglio, rancori e quant'altro. E come vi parlavo uh, qualche giorno fa in qualche mio video, c'è anche la possibilità di vedere nel 2025 un ingresso arabo all'interno della Juventus che vorrebbe, però, un Andrea Agnelli presidente. Ecco, ma Agnelli, Marotta e Conte, quindi un tuffo nel passato, un ritorno al passato a prima delle varie rotture, delle varie crisi. Secondo voi è impensabile? Beh, eh, secondo me è sicuramente molto. Romanzato e molto fantasioso, molto sconvolgente anche dal punto di vista della, della possibilità. Però sicuramente fantasioso, sicuramente molto difficile, ma sicuramente non impossibile. Ecco, io vorrei aggiungere ai due anche Andrea Agnelli per una serie di motivazioni. Il primo ovviamente perché Um, C'è il benestare di Bin Salman per poter entrare dentro la Juventus passando parte delle quote di azioni da, da Elcan al cugino Agnelli. Quindi, già questo è il primo motivo. Il secondo perché Agnelli, comunque, per la Juventus ha fatto tutto quello che poteva fare. L'unico neo di Agnelli è l'aver ripreso. Allegri e di avergli fatto firmare un contratto di 4 anni a 7 milioni più 2 di bonus l'anno, però diciamo che forse quello è stato proprio uno screzio no? dato da, da una ripicca. Eh, era un anno in cui Conte si era riproposto alla Juventus, il post Pirlo, addirittura il post Sarri si era riproposta la Juventus addirittura nel post Allegri si era riproposta la Juventus Conte aspetta solo la Juventus poi certo la Juventus può decidere di virare su un profilo più giovane ma ma non andiamo a raccontare che Conte non tornerebbe alla Juventus se Conte non sarà l'allenatore della Juventus è perché la Juventus avrà deciso che Conte non sarà l'allenatore della Juventus non il contrario Conte si è preso tempo ha rifiutato tutte le proposte. Milan compreso. Milan compreso. Non Milan tutto fatto. Si è preso il tempo per poter decidere quello che sarà il suo futuro in base alle scelte della Juventus. Tanto Conte sa che il tempo ce l'ha. Perché una squadra che viene contattata da Conte, una squadra in cerca di un allenatore. Può, per prendere Conte aspetta anche l'ultimo giorno di mercato. Ok? Per un allenatore come Antonio Conte si fanno queste cose. Forse non la Juventus, ma tutte le altre squadre di Serie A lo farebbero. Io credo rimanga in Serie A, credo che la possibilità di Marotta, ripeto, sia concreta anche se difficile, però sia fattibile, perché comunque, ripeto, la Juventus cerca il meglio. è eh, meglio di Marotta in questo momento non ce n'è. A livello di allenatori che si possono prendere, cioè prendibili, fattibili, meglio di conte, non c'è nessuno. Ah, a parte a chi dice che Allegri è sicuramente migliore. Eh, di DS, il migliore ce l'abbiamo in circolazione. Eh, ripeto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un team importante, un presidente, un presidente che rappresenta la Juventus, santi Dio, Agnelli quale miglior presidente per la Juventus? Va ah bene, ci può essere un Alessandro Del Piero, ma Alessandro Del Piero può fare il vicepresidente, o un Michel Platini. Ma sono sempre suggestioni di concretezza. Agnelli Marotta Conte con in più giuntoli sarebbe sicuramente una grandissima cosa. Non sarebbe una novità, sarebbe, ripeto, un ritorno al passato, un non guardare avanti. E invece no, perché proprio ricompattandosi e superando i vecchi rancori e i vari screzi è un modo per andare avanti lo so mi darete del, del fantasioso ci sta ci sta sicuramente è una cosa molto fantasiosa e molto romanzata però non è da escludere come nessun'altra ipotesi perché siamo a febbraio il 7 febbraio e ad oggi non possiamo sapere nulla però di una cosa è certa sicuramente le Cariche dentro la Juventus la prossima stagione non saranno tutte le stesse. Può cambiarne una, possono cambiare tutte, ma qualcosa cambierà assolutamente. Poi fateci caso: prima che uscisse questa notizia c'è stato un picco in rialzo nella borsa della Juventus, quindi qualcosa può essere cambiato. E non mi venite a dire che è Hamilton alla Ferrari perché la Ferrari non ha a che vedere con la Juventus sarebbero alzate le azioni di eh, coll ehm, aziende collegate alla Ferrari. La Ferrari, come la Juventus, fanno parte del gruppo Exor, ma non sono vincolate l'una all'altra, quindi un movimento in Ferrari non fa schizzare l'azione della Juventus, cioè non è matematico. Quindi mi raccomando, rimanete collegati, iscrivetevi, attivate la campanella col Gobo Toscano per non perdervi altri aggiornamenti su queste ed altre vicende commentate ditemi la vostra immagino già cosa risponderete ma va bene così sono stato provocatorio apposta ditemi tutto quello che pensate mi raccomando lasciate un bel like e ci vediamo più tardi ciao